Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari lascia. Isola dei Famosi 2018, che shock. Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari pronto ad abbandonare lascia l'Isola dei Famosi 2018. Isola 2018 nu. Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari pronta a lasciare. Clamoroso. Ecco il mistero dell'auricolare, alcuni tecnici dello studio hanno detto che è tutto vero. Secondo il sito internet Tutto sul Gossip, la decisione del vincitore del GF di Daniele Bossari di lasciare l'Isola dei Famosi 2018 deriverebbe da un malcontento esploso durante una delle puntate dell'Isola dei Famosi 2018. I concorrenti in Honduras non avrebbero risposto alle domande di Daniele Bossari, preferendo interloquire con Mara Venier, tanto che lo stesso Daniele Bossari avrebbe commentato: "Stasera sono praticamente ignorato". Isola dei Famosi 2018, Cipriani, Bianca Azzei e Jonathan, tutti nudi. Isola 2018 News. Francesca Cipriani in topless, Bianca Azzei e Jonathan in bagno nudi stile Laguna Boo, si scaldano spiagge e acque dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex Geffina si leva il reggiseno e mostra le sue forme spettacolari. Jonathan risponde all'invito di Bianca: "Ti voglio nudo", ed eccoli in acqua. "Me lo ricorderò per sempre questo momento", dice alla fine la Azzei, "è stato proprio bello. Sono felicissima". Isola dei Famosi 2018, cambia la programmazione su Canale 5. Isola Famosi 2018 News. In vista un nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi 2018. Il reality di Canale 5 è reduce da ascolti TV molto buoni nelle ultime settimane. Per la prossima puntata la messa in onda è confermata a lunedì 12 marzo, ovviamente su Canale 5 e sfida con la replica della fiction Il commissario Montalbano su Rai 1, dalla settimana successiva sarà il martedì. Isola dei Famosi 2018 sfida TV e Ceof Italy da martedì 20 marzo. A quel punto l'Isola dei Famosi 2018 sarà di fronte a The Voice of Italy, esordio proprio martedì 20 marzo, il talent show di Rai 2, che quest'anno sarà condotto da Costantino Della Gherardesca e avrà come coach Albano, Cristina Scabbia, Ilunga Ax, Francesco Renga. Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini scoppia in lacrime. Isola Famosi 2018 News. Alessia Mancini in lacrime sull'Isola dei Famosi 2018. "Ho bisogno della mia bimba", confessa a Bianca Azzei. La mamma di Mia e Orlando avuti dal marito Flavio Montrucchio, spiega le ragioni del suo malessere in confessionale. La notizia della puntata in più, l'Isola dei Famosi è stata prolungata di una settimana, nota della redazione, mi ha fatto pensare che i tempi potrebbero allungarsi nel caso io restassi qui, ero un po' nostalgica dei miei figli e della mia famiglia. Non vorrei mai che mi vedessero piangere, però a volte anche la mamma ha dei momenti di fragilità perché mi mancate tanto. Isola dei Famosi 2018, Cipriani topless, bagno hot. Isola 2018 News. Jonathan stuzzica Francesca Cipriani sull'Isola dei Famosi 2018, il naufrago la sfida a fare un bagno senza il reggiseno. L'ex grande fratello accetta e sulle note di paradiso intonate dai compagni naufraghi, si immerge in mare. "Se sei figa", dice Jonathan alla Cipriani, "non avrai problemi a fare il bagno senza costume. Fai come la TTH sta sul suo calendario, metti la mano davanti". Lei risponde: "Ma c'è Franco, per Lizzy", nota della redazione, "a fare il bagno", risponde Francesca, "lui è sposato". A quel punto la Cipriani gli dice di spostarsi o girarsi e corre in mare mostrando le sue splendide forme tra il divertimento dei naufraghi. Isola dei Famosi 2018, Paola Di Benedetto eliminata. Isola dei Famosi 2018 News. Isola dei Famosi ricca di colpi di scena nella puntata di lunedì sera, tra Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Azzei viene eliminata la Morali, che però va sull'isola che non c'è.
Parte un altro televoto, che fa rientrare in gioco Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi. A quel punto una nuova votazione e Flash dice che Paola Di Benedetto deve abbandonare definitivamente l'Honduras. Restano in lizza Nadia Rinaldi e Elena Morali. Isola dei Famosi 2018, Rosa Perrotta, Simone Barbato, Alessia Mancini in nomination. Isola 2018 News. In nomination vanno Rosa Perrotta, Simone Barbato e Alessia Mancini. Le scelte di voto, Rosa Perrotta dice Alessia Mancini. Stefano nomina Amauris. Marco Ferri vota Alessia. Nino Gaspare, prima di fare la sua nominazione, sottolinea che Marco Ferri stia sbagliando e che lui non si fa influenzare dalle opinioni altrui. Faccio il comico da 45 anni, ma non il buffone. Ho una testa e ragiono diversamente. La nomination va su Rosa Perrotta. Alessia pure punta su Rosa e anche Bianca la nomina. Francesca Cipriani nomina Nino. Franco Terlizzi vota Simone. Amauris idem. Jonathan in qualità di mayor, ha scelto Bianca Azzei per andare sull'Isla Bonita, decide di lasciare i nominati del gruppo, al televoto Rosa, Alessia e Simone. Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani Peyor. Isola 2018 News. Francesca Cipriani, in quanto peor della settimana, dovrà subire una punizione sull'Isola dei Famosi 2018. Questa settimana il peor sarà la governante dell'isola. Ogni giorno il mayor darà un compito al peor e dovrà assicurarsi che venga svolto nel migliore dei modi. In caso contrario entrambi perderanno la propria razione di cibo. Il suo primo compito, occuparsi, per una notte intera, del fuoco. Isola dei Famosi 2018 News della settimana prima della puntata. Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani vs Jonathan. Isola 2018 News. Francesca Cipriani ha avuto uno scambio di vedute con l'amico Jonathan all'Isola dei Famosi 2018. L'ex vincitore del Grande Fratello ha fatto sapere di essere stufo di concederle sempre il suo cibo perché a lei non piacciono gli alimenti a disposizione. Francesca Cipriani superstar sull'isola anche per uno spogliarello su Playa Uva, l'ex Gefina è stata stuzzicata proprio da Jonathan e ha risposto togliendosi il costume e restando nuda di fronte a tutti in acqua. Un bagno, che ha scaldato l'atmosfera sull'isola 2018. Isola dei Famosi 2018, nominazione, Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Azzei. Isola 2018 News. Lunedì 5 marzo, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2018. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Jalappa S Band. Nomination tutte al femminile questa settimana, per Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Azzei è l'ora del verdetto del pubblico, che lunedì sera decreterà chi sarà eliminato. Isola dei Famosi 2018, Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, chi rientra? Isola dei Famosi 2018 News. Quattro naufraghi confinati sull'isola che non c'è, Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, si contendono, invece, al televoto i due posti per rientrare in gioco. Giucas Casella, ritiratosi la scorsa settimana a causa di un problema di salute, tenterà uno dei suoi esperimenti con una persona presente in studio. Isola dei Famosi 2018, Craig Warwick e Franco Terlizzi confronto. Isola 2018 News. Momento di confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi dopo che il primo ha mosso accuse molto pesanti nei confronti dell'ex pugile. Isola dei Famosi 2018, tensioni tra naufraghe. Isola 2018 News. Sull'isola, per i naufraghi è terminata la sesta settimana di permanenza e convivenza forzata.
Gli animi sono esasperati e le razioni di riso dimezzate non hanno aiutato a rasserenarli, ad eccezione di Marco e Jonathan, che, almeno per un giorno, hanno potuto assaporare gli agi della Isla Bonita. La tensione è molto alta soprattutto tra le donne. Le tre nominate hanno affrontato il loro destino con differenti stati d'animo. Elena ha accusato alcuni compagni di aver tramato nell'ombra per farla uscire. Bianca, amareggiata dalla lite in diretta, si è dovuta rassegnare ad un'altra settimana di corda, questa volta legata a Francesca, mentre Alessia ha cercato di darsi da fare per il bene della comunità, atteggiamento visto come strategico e calcolatore da una parte del gruppo. È possibile seguire l'isola anche sul web Isola Mediaset, sull'applicazione gratuita Mediaset, scaricabile all'indirizzo www.mediasetfanit, e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L'hashtag ufficiale è Isola.